Ciao! Hanno esagerato con il buff di Talon? Secondo me no, perché in realtà è molto forte, ma non è così facile da giocare come molti credono. Sicuramente ci sono persone che riescono a sfruttarlo tantissimo e ovviamente ad utilizzare molto bene il buff che gli hanno fatto, però per quanto mi riguarda non hanno esagerato. Probabilmente perché la mia jungle di solito non è la roba più forte che sia mai esistita, ma in questo video sono riuscito finalmente a piccare Talon jungle e a provarlo anche di più rispetto alla mid. Quindi prima di passare alla build, una piccola considerazione: jungle credo che sia più forte che mid in questo momento, perché possiamo farmare facilmente e molto velocemente, raga, un clear molto molto buono, secondo me, sfruttando la passiva e maxando anche le cose giuste. Vi faccio vedere anche nel video quando e dove parto dalla jungle, perché prendo per esempio la prima abilità due volte e cose di questo tipo, che appunto dicevo, sfruttandole riusciamo ad avere un buon clear della jungle, farmare gold facilmente, andare a gankare sfruttando la terza abilità di Talon e quindi saltando sui vari muri, prendiamo le uccisioni facilmente, ci fidiamo. Sicuramente parte difficile di gestione del suo kit è quella che abbiamo nel late game, quando sono molto più gruppati e dobbiamo riuscire a prendere un'uccisione senza morirci, che è, ecco, secondo me il punto in cui Talon diventa più complicato da giocare. Detto questo, però, vi faccio vedere la build e poi vi lascio al gameplay veramente interessante. Per la build non sono andato particolarmente lontano da quella che ho utilizzato nel video precedente, infatti vado comunque con una build full lethality. Ho visto qualcuno, se vediamo sulla top 3, che utilizza anche il collezionista. Io per ora non mi ci trovo molto, anzi se lo utilizzate fatemi sapere giù nei commenti se lo usate, e vado invece ad utilizzare l'ama di Yomu e Draktar. Ho visto che giocare Draktar primo item ci dà una quantità di danni esagerati, però la Yomu continua a trovarmici spesso meglio, perché comunque mi piace avere quella velocità di movimento per potermi approcciare più facilmente su tutta la mappa. E è comunque un campione veloce, e se non lo andiamo a fare possiamo comunque andare di Draktar primo item, però mi trovo meglio così. Quindi questi due sono i primi due oggetti lethality. In realtà in questo game in particolare non vado a fare la Draktar, ma lo vedrete durante la partita perché, senza che vi faccio spoiler e spiego comunque le scelte che faccio, ma in genere invece faccio Yomu, Draktar e poi vado a decidere il terzo item, che sarà o la fine della notte per avere lo scudino o altrimenti il rancore di Selir da se mi serve subito la penetrazione. Se estremamente necessario, chiaramente Zanna del Serpente, perché magari hanno Lux, Karma o tanti scudi in generale. Per le scarpe in questo caso, se vado ad aprire, vedrete che sono le scarpe della penetrazione. Ho provato sia penetrazione che cura e mi piacciono entrambe, perché la penetrazione mi dà ovviamente quel danno in più in early game che fa molto molto comodo, mentre le scarpe della cura, comprandole in early, la differenza non è assurda, ma andando avanti nella partita, quando iniziamo a fare dei danni veramente alti, ci aiutano a curarci e a volte quella piccola cura in più fa la differenza. Quindi io vi invito a provare entrambe e vedere con quale vi trovate meglio. Per l'upgrade delle scarpe, qui vedete la protocintura, ma mi capita anche di fare la zonia in alcuni momenti. So che non è proprio la scelta migliore, perché uno dovrebbe giocarsi tutti i propri escape alla perfezione, ma ho notato che spesso se riesco ad ingaggiare, shottare qualcuno e poi arriva la mia squadra, io sto lì in zonia e non muoio, mentre se non ho la zonia magari mi prendono dopo che ho fatto l'uccisione, e questo mi è sembrato un buon compromesso. Per altri oggetti situazionali abbiamo la Guardian Angel, comoda per poter tornare in vita magari al posto dell'antiscudi se non ci serve. Potete provare il collezionista, in tal caso usatelo come terzo item se provate il collezionista. Memento Mori non credo serva, e Shojin per ora non sono riuscito a trovarne un posto, ma se la usate sono curioso di saperlo. Per le rune vado con First Strike, perché comunque la quantità di gold e di danno poi in late game è troppo comoda, cioè sta runa è veramente troppo forte, vale la pena non avere un po' Electroshock per l'early game, e me lo sto accollando nella maggior parte dei casi come scelta secondo me funzionale. Per le rune poi vado con impatto improvviso, attacco potenziato, collezione di occhi e leggenda stirpe per curarmi. Qui ci potete mettere anche quello della tenacia se preferite, però io mi trovo bene così. Per gli incantesimi vado con smite e flash. C'è chi gioca con smite e ignite senza flash, per me è follia, ma se ci riuscite tanta roba. Ma detto questo, vi lascio a questo gameplay di Talon in jungle, dove tra l'altro avevo Blitzcrank in top. È stato molto divertente e spero che vi piaccia. Ok, allora faccio lo start, quello dei pro player. Credo che me l'avevano detto. È lo start di al golem. Quindi metto il rosso, cioè la pink qua. Alla rana, giusto, alla rana. Mi pare, Gromp. Mi ricordo se devo smitare Gromp, però mi pare di no. Allora, si parte da... metto la pink intanto qui al rosso. E parto da qui.
Smaito questo. C'ho il blu. Però dovrei fare il livello 2 a breve. Si spera. La passiva mi aiuta qui. Saccagnato. Vado su questi lupetti. Crepo il lupetto così. Prendo un altro punto sulla Q così mi ci curo. Vado a fare il rosso e poi lo scattolo. Ma tu come fai contro Darius di preciso? Cioè io cercherò di gankarti. L'hai grabbato sotto torre. Ha wardato? Che io non ho la E. Oddio, c'era Rammus qua, no. Questo appena ghostato. Sì, sopravvive. Sì, ma io mi sono trovato Rammus qui. Mi sembra ingiusto comunque, che stava già aspettando nel cespuglio. Arrivo. Lo prendo. Bravo. Ti devo aiutare. Aspetta, faccio una W. Così. No, adesso devo. Perché devo andare proprio da un'altra parte. Non. Allora, se io faccio il livello 5 qua, posso crepare. Avrei preferito prenderla io questa cosa, lo ammetto. Ho smaitato per rubarla, ma è rimasto uno di vita. Beh, mi prenderò questo mini. Sei rimasto troppo? Niente. Ah, non c'è stavo più nessuno. Me ne vado. Vado a farmare in jungle. La vita è dolore cheat, è vero. È molto vero. Saccagnata qui. Passiva attivata. Blu che respona. Madonna quanto gank. Voglio rigankare. Mori, voglio rigankare Vegario. Bella per te. Anche se credo che la situazione è un po' incerchiettata. Io pulisco la ward di Veigar, così lo faccio soffrire dentro. Mi complimento. Vado a fare il rosso di lava. Basta, ne vado. La botte non so come gankarla. Quindi tornerò qua. Lo smite non lo uso. Oddio, non lo uso lo smite perché tanto il rosso è da solo. Ora mi prendo il rosso, faccio i golem e dici che possiamo baitare Darius. Secondo me sì. Tanto poi voglio fare... Vega, ragazzi. Sappi che io ho capito solo... Bla 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 bla. Ah, perfetto. Allora, secondo me ha appena guardato l'angolo qui, quindi mi avrà visto tipo adesso. Occhio, 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 occhio. Sì, infatti vedi, io rallento. Rammus ha ultato. Ma io non limito per interrompere. Oddio, forse sì, in realtà. Ah, sì, che tanto c'è anche Kassel, perfetto. Basta, lo levo. Sono rotto il cazzo. Non mi sfidare. Per me la bot se continua a non intare va... Oddio! Aiutatemi!
Dai, che cazzo! Non posso rientrare ancora, ok, non ho lo smite. Non posso rientrare, non ho lo smite. Buono! Hai... No, no, ti giuro! Ti giuro! B and sta vibrando tanta roba, and Drake. Ah, mi sa che muoiono. Aspetta. Oh, i Nautilus! Vabbè, vanno indietro. Raga! Ward! Più o meno. Fatemi curare qui. Qualcuno pulisca ste ward. Ma veramente? Veramente? Mi ha rubato la cosa. Lo scatto. Io vi giuro, sta gente comunque non sa che problemi c'ha. C'ho lo smite tra 6 secondi, eh. Vado sul blu. Mi rimetto a pulire un po' la situazione. Ma grande cosa! Se, non so se quando l'hai scritto, il... Se l'hai detto a Caitlyn, casca poccio. Ciao, sono appena arrivato. Dai, 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 amici. Sono morto. Anche se c'è morto Xayah, quindi direi che ce può sta. Questo game farò Ledge of Night, secondo item, perché hanno 27.000 persone che mi schifano le chiappe. E non è piacevole, o meglio, non per me in questo momento, però magari c'è qualcuno a cui piace, non voglio mettermi in mezzo. Caitlyn, vai! Allora farò Edge of Night e poi farò Serilda, perché servirà la penetrazione qui, non so se avete visto prima Leo una cosa non facevo, cioè nulla! Ciao, sono nuovo, ti seguo su YouTube. Ciao! Ti mando un bacino perché ti voglio bene che da YouTube sei arrivato qui e... Ne approfitto per ricordarvi che sono live tutti i giorni dalle 16 alle 20, tranne il venerdì, e che posto anche incredibili video su YouTube. Troppo forte. Ma quello? Quello è Nutella. Quello è Nutella. Aspetta, eh. Quello è Nutella. Or not. It's not more Nutella. Ciao, sono appena arrivato. Ciao. Ciao. Oddio. Aiuto. Ti voglio bene. Ti voglio molto bene. Sei un ottimo player. E mi hai salvato dalla mia disfatta. Volevi rubarmi lo scatol per farmi tiltare? Io pusho la mid qua. Guardate Rammus, raga, gli faccio danno negativo. Raga, gli faccio danno negativo. Per favore. Ho preso questa, me ne vado a farmare adesso. Finiamola in fretta. Dai, magari la passiva funzionava. Però, cioè, guardate quanto danno faccio alle cose che non sono Rammus e Leona. Il mio goal questa partita sarà schioppare di botte Veigar. Fino a che non farà la zona. E poi piangerò. Questo è il piano. Tra l'altro anche su Xayah non posso fare molto.
Farò... C'ho la Zonia, raga. Lo so che sarebbe meglio Quicksilver Sash considerando la loro squadra. Ma devo trovare il modo di baitare la ulti di Xayah. E poi entrare dopo e fare... vengo verso di lì. Siamo 5 contro 4. Dobbiamo ingaggiare, siamo 5 contro 4. Vado da Cassidy. Chi lo ferma quello? Fermi tu. Perfetto. Ora vado verso la mid. Abbiamo 40 secondi al Drake. Sono tutti morti per altri 10. Quindi possiamo pushare la mid. Per chi è appena iniziato, dipende dalla corsia intanto. Prima la cosa più importante secondo me è capire che cosa vuoi giocare di corsia. Ah, vado a spendere i miei soldi. Or not. Ma questa là dentro? Veigar ha dovuto zoniare, l'ho quasi shottato. Veigar deve beccare, suppongo. Ucciso quella. Va bene, Xayah vengo a prendere... Ah, non serve, mi sa. Vado a prendere Drake. Prendo Drake. Perfetto così. Siamo tutti forti, siamo tutti forti. No, vabbè, bot non stava andando così bene. Sono andati pari. Faccio Serilda, come ho detto prima, perché ho bisogno di più penetrazione. E ora andrò verso la pulizia da jungle. Mid jungle, allora, jungle, se hai problemi di sustain, anche se solo per l'inizio, Warwick è molto facile da utilizzare. Non è un campione che mi piace, che ritengo estremamente forte, ma è facilissimo da usare. Questo ha appena fatto il bordello, però. Mid, mi piace tantissimo, se riesci a imparare Ari è tanta roba. Se Ari è un po' problematica vai con Annie. Aspetta, perché mi hanno tolto la cosa, eh. Me ne sono uscito io, eh. Perfetto, te prego, lasciamela. Perfetto. Troppo forte Giampi alleno. Facciamo sto Baron. Dai, vieni a fare sto coso, Caitlyn, ti prego. Talon buffato. Sempre fortunato. Io non ho lo smite, amici. Io non ho lo smite, Caitlyn non ci sta. Okay. Ah! Ok. Io non posso saltare questi muri. Out. Pedali, out. Ora farò Draktar, che tocca a me. Aspetta che arrivo. Bravo Cassadino. Che ha aspettato. Prendi, prendi. Salto, olio cuore, Giampi alleno.
Guarda Veigar quanta vita gli ho fatto. Ah! Che male. Ah vai. Cassadin è pronto a fare il devasto. Preso. Merda. No, non voglio morire, non voglio morire. Preso. GG. Sì! GG! Talon main, palesemente. Carry train, già piano in live tutti i giorni dalle 16 alle 23 del venerdì. Talon è stato buffato notevolmente, notevolmente. Tanto che anche io che sono un pedale faccio cose. 100% dei Talon!